Un padiglione a Porto Marghera nel Parco Scientifico Tecnologico Vega, un padiglione dell'Expo 2015 di Milano a Venezia, uno spazio dedicato all'acqua, sull'acqua. Un investimento privato di 30 milioni di euro, simbolo dell'avvio della riqualificazione di un'area strategica che da troppi anni soffre. Riqualificazione di quest'area partendo da una funzione vitale, importantissima e da un'occasione straordinaria che è l'Expo. Un'occasione unica che quindi va sfruttata per la crescita non solo del territorio ma ovviamente anche di tutta l'Italia. È un'operazione totalmente privata, sottolineo totalmente privata, in quanto è stata progettata, finanziata e costruita da noi come Condotte, che ha creduto molto in questa iniziativa. C'è lo spazio, ma ci sono anche 100 progetti che promuoveranno Venezia nel mondo. Il master plan è stato presentato dal presidente del comitato Expo Venezia, Matteo Zoppas, presidente anche degli industriali lagunari. Comunicare a Venezia è che l'Expo oggi è una grossa opportunità per ridare voce a un posizionamento alto di Venezia, quindi alla qualità e al lusso, qualità, lusso, servizi, tutto quello che eccelle di Venezia, quindi arte, cultura, spettacolo, tutto quello che è Venezia nel mondo, che oggi purtroppo è anche offuscata dagli ultimi avvenimenti. Quindi è un megafono, un canale di comunicazione che si apre, che continua a far passare delle informazioni che sono un'opportunità per rivedere e migliorare l'immagine di Venezia nel mondo. L'Expo 2015, ma anche le elezioni regionali 2015, c'erano entrambi i candidati, sia di centrodestra che di centrosinistra. Io sono qui per testimoniare che Expo Venezia è un padiglione straordinario, innovativo, una grande occasione per Venezia, ma soprattutto una grande occasione per il Veneto. Un'opportunità straordinaria per attrarre infrastrutture ed attrarre conseguentemente investimenti stranieri che daranno lavoro ai veneti e alle nostre imprese. È un modello però ed una vetrina, ecco, per un nuovo sviluppo innovativo del nostro territorio. Direi che abbiamo i numeri, 20 milioni di visitatori, 250 delegazioni che verranno a Milano per l'Expo, dobbiamo portarle qui. È un'occasione per i 5 milioni di veneti, per le nostre 600.000 imprese e per tutto quello che rappresenta poi il Veneto turistico, che è la prima regione turistica d'Italia, ovvero la possibilità di avere un palcoscenico internazionale da dedicare ai veneti. Venezia e il Veneto hanno bisogno di rifarsi l'immagine, una struttura immensa in corso d'opera non può restare una cattedrale nel deserto se si vogliono davvero attrarre gli investimenti e non semplicemente illudere i cittadini di un dinamismo dal solo sapore di campagna elettorale. Lo faremo, lo stiamo facendo, prova ne sia che già la prossima settimana passiamo alla firma di un accordo da 157 milioni di euro proprio per Porto Marghera con il governo. Mancano pochi mesi all'Expo, mancano pochi mesi al nuovo Parlamento regionale e a quello comunale lagunare.